buonasera a tutti quanti benvenuti ciao. Alla... ciao daniela benvenuti a questo speciale di vis a vis di mettiamoci a nudo ma non parleremo di pornografia ma parleremo bensì di film imbarazzanti della nostra vita dai che, poi che abbiamo qui... sconvolto un sacco di persone con questo titolo <ride> Ma sono quei titoli a chiappa pubblico? Quelli esatto. che un stimolano, stuzzicano, invogliano, hanno quell'appeal giusto. Ma in realtà sì, ci mettiamo a nudo perché confessiamo a nostri, tutti i nostri fan i nostri film che ci imbarazzano eh, confessare ad amici, parenti e conoscenti, come abbiamo già ben enucleato nelle vari nostri post. E Instagram, teoricamente Facebook. ne abbiamo tutti qualcuno? Boh, sì, forse no, chissà. Poi in realtà io, io con la mia amica, e tu hai fatto una fatica enorme, io in realtà qualcuno l'ho trovato. E poi, poi in realtà facciamo una sorta di specifica a questa puntata. Perché abbiamo, abbiamo detto film che ci imbarazzano raccontare, confessare, che in realtà è una provocazione, giusto, mia amica? È una provocazione, nel Brava. senso quello che può essere imbarazzante per me potrebbe non esserlo per te. Dov è stata la mia fatica? E più volte l'ho chiamato di perché questa idea tra l'altro ci è venuta chiacchierando, è venuta sì. pure a me: ma perché non chiediamo anche agli altri? Dopodiché io ero nella palla più totale perché non sapevo che cosa raccontare. No, no, non ho film così imbarazzanti dal mio punto di vista. E qui sta la provocazione. Quello che può essere imbarazzante per me non lo. Magari per gli altri è assolutamente normale. L'esempio l'avevi fatto tu con dirty dancing di un tuo amico, giusto? Sì, 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 un mio amico che c'è un commento: vediamo, no, c'è un like. No, no, eh, pensavo fosse un commento, scusate. No, c'è un mio amico che mi disse: Sai che è uno dei miei guilty pleasure, ma che diciamo skat nell'armadio, ma che non posso confessare ad altri: è Dirty Dancing, perché viene denominato, forse se lo, se lo, diciamo che se lo dichiara. Un uomo, eh, un maschietto, viene preso per omosessuale, che poi è anche sbagliato, perché non ti può piacere un film che parla di balli proibiti, di storie d'amore. No, e... ma tra l'altro, è un film che ha segnato un'epoca, quindi ci sta, voglio dire: ma sì. a chi è che ma non mi anche... non mi Infatti... vergogno di dire che lo guardo ogni volta che lo passano. Idem, idem, idem con patate. No, ma tra l'altro eh, anche un altro mio un carissimo amico d'infanzia, che ci cioè, ha più volte menzionati, corretti anche sui post su Instagram dove avevo fatto degli errori grammaticali e lo, lo ringrazio di cuore. Lo sapesse, mia madre, insegnante di italiano, mi, mi bacchetterebbe. E Enzo Mangiameli per l'appunto diceva ma sai che quando io parlavo ai tempi di Top Gun mi diceva madonna ma ti piace quella cagata di film ma Top Gun è per quello per gli sfigati come oggi dire per esempio ho messo la maglietta appositamente che piacciono i film della Marvel ma perché? ma perché? non è che sono film imbarazzanti ma poi cosa vuol dire imbarazzante mia cara amica spiegalo tu cosa vuol dire imbarazzante ma anche qua dipende da, dal punto di vista, nel senso per me è imbarazzante per qualcun altro, nel senso chi mi dice che ama i cinepanettoni, io lo trovo una roba che, che non ha senso per esempio, eppure sono guardatissimi, piacciono a tantissime persone, io non è che dico che non li guardo perché mi vergogno, non li guardo proprio. Non mi piacciono, tu li i cine panettoni. Allora, io le ho, alcuni li ho visti quando lavoravo come promoter a Mediaset, per obbligo eh, lavorativo, e devo dire che qualcuno del passato, ma proprio forse i primi, ancora ancora lì, qualche risata la, diciamo, la si poteva fare, gli ultimi, devo, ma gli ultimi da dieci anni a questa parte, ma anche di più, li trovo di un imbarazzante, ma perché non fanno ridere. Tanto, io sono stato sul set di Amici come prima, l'ultimo film della coppiata chiamiamolo Cine Panettone, Cine Pandoro de o Cine Cicaboldi. quello che vuoi De Sica Boldi ed è veramente una roba ai limiti dell'inguardabile, dell'insostenibile e, e della demenza che totale ad ora, eh. hai capito? sì sì, ma ci sta, ma quindi non è che io critico loro o, o loro devono criticare me devo essere sincero, ognuno come si dice de gustibus, come diceva Totò no, sputacchiando un mest però prima di andare avanti inoltrarci nel caldo, proprio nel, nel fuoco pieno di questa puntata e da dove ci mettiamo a nudo eh, direi di invogliare i nostri fan che vedo già eh, abbastanza numerosi di lasciarci come al solito il loro... il... allora intanto ti racconto cosa ho dovuto fare io non mi venivano Bravo. titoli quale titolo dico che potrebbe <ride> essere imbarazzante quindi scrivo in chat di un gruppo di amici dico, che mi conoscono da tempo ma secondo voi tra i film di cui io ho sempre parlato quale proprio dovrei vergognarmi di ammettere ed è uscito all'unanimità un film che io adoro per esempio e che non ho capito perché dovrei vergognarmi che è Baby Birba ah ma Baby Birba è carino Baby eh, Birba dai, dai. ma Però è delizioso è... in quattro mi hanno detto no Dani cioè, ti devi solo vergognare che ti piace quel film <ride> ma perché? Vabbè, allora dirò Baby Birba visto che 4 su 4, all'unanimità l'hanno sparato Vedi, che però lo conosci anche tu, mi piace tanto con quel bambinetto, è tanto carino che scappa in giro per ma la città. Sì. ma guarda, tra l'altro quello è un film che io ogni volta, tra l'altro lo fanno quasi, credo, quasi sempre a Natale, sì, io, io lo, lo vedo, vedo con un piacere incredibile. Vero. Allora guarda, facciamo una cosa, sciocchiamo il pubblico già di, 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 di default. Io chiamo Spaziare tra i generi, che sono un onnivoro, <coughs> scusatemi, mi, <coughs> ma oggi a Milano siamo passati da 26 ⁇ gradi a meno 2 ⁇ sembra di stare da, dall'estate al polo nord all'inverno totale allora iniziamo con un film che è un, diciamo una specie di eh, presa in giro ma al femminile, cioè doveva essere il Conan, Conan il Barbaro con Schwarzenegger al femminile, qua c'è cioè Schwarzenegger scusate ma c'è la Brigitte Nielsen ai tempi d'oro prima di diventare moglie di Sylvester Stallone e di diventare famosissima con Rocky IV allora il film è questo, vi faccio vedere che ho sia la conna sonora che Red Sonia, chiamato in italiano Iado, musica direttore del premio Oscar Ennio Morricone, tra CD e il vinile ormai introvabile, Red Sonia, lo vedete, che me meraviglia con un bello Schwarzenegger, Io dove in realtà la protagonista, mai visto. Mai. la protagonista è la Brigitte Nilsen, cioè ha diciamo che ha un ruolo più preponderante rispetto a Svarsi, ma il film è di una. Cretinagine assoluta di una assoluta, ma quando lo fanno, io lo vedo volentieri, ma soprattutto perché mi faccio trasportare dalle, dalle musiche epicamente sinfoniche di Ennio Morricone. Quindi robot vogliamo... chiusi, sì, gli gli lo... okay. sì, sì. ma se vogliamo dirla, tutta c'è un western. Io ho scritto un, li un libro western sulle western l'italiana <coughs> quando, no, <ride> quando cantavano le colt. No, scusate, le colt quando cantavano le Colt. E questo film è, è a dir poco orribile, brutto, ma brutto, brutto, brutto. Pensate che l'ho trovato buttato da una signora eh, nella spazzatura, eh, in un, un cassone della spazzatura, e io l'ho trovato che è ancora bello intatto, me lo sono preso. È Tex, il Signore degli Abissi, con Giuliano Gemma. Credo che sia stato uno degli ultimi film ah, western del, del grande Giuliano. Cioè questo qua sarebbe la versione cinematografica di famoso Tex Wheeler tanto anche la colonna sonora del grande Gianni Ferrio e, e vi devo questo... dire che, che anche questo qua è terrificante ci sono ci, si vedono gli, gli stuntman che saltano gli effetti speciali tal poco fatti veramente in maniera trash, proprio. Fessima, trash ma è un film che mi vedo volentieri e tanto mi sono preso il DVD perché quando l'ho scoperto ho detto oh come se si è scoperto che ti posso dire il tesoro nascosto quindi vabbè queste qua sono diciamo, le cose che uno non direbbe in giro ovviamente ma comunque cioè, invitiamo i nostri fan, i nostri cari ascoltatori, web ascoltatori. Si vergognano e, e non ci stanno raccontando questo no, giro. No dai, li vediamo almeno con I personaggi animatici eh. è andato dentro. Eh, I gli... romantici. Dai, vogliamo commenti, commenti, svelateci i vostri eh, scheletri nell'armadio nell cinematici. Eh, perché vi imbarazza dirlo ad amici, parenti e conoscenti? Eh, che cosa vi? Ah, tra l'altro, un altro film così sciocco della di... mia amica Daniela, e poi lascio il passo a te. È questo, eh, ma qui. Le... No. Allora, come non ne hai, come non puoi dire questa cosa. Allora, Howard è il destino del ah, mondo. Credo che anche questo si sia vergognato George Lucas di averlo prodotto è veramente. Madonna, <ride> Tanto, non è così brutto! Tra l'altro, sapete che c'è anche delle scene abbastanza sessuali. Questo film qui sì, e, ed è, è, stato, ed è stato anche. Un film per bambini. Io ho trovato anche il DVD ai tempi Howard del Destino del Mondo con un papero che si innamora dell'attrice di Ritorno al Futuro eh quindi vi dico, guarda, veramente questa accoppiata, è del Destino del Mondo e Effetti speciali, un film sul Pablo che suona anche il rock, è veramente qualcosa di incredibile, però è uno stracalte è uno stracalte, a sì, molti dai. piace però io non, io non lo metterei cioè, nel senso, a me era piaciuto quando lo volevo visto sai, se, eh, ma sai, anche a me io, a me piace tuttora, <coughs> fatto della mia figlia mia figlia ha detto, vabbè così mm -hmm. perché è molto, un po' datato un po' datato senti, allora, tra i miei allora, potrei mettere Volendo vai. Tango e Cash che è un film ah, un filmetto, che... possiamo dire. filmettino ma grandi Stallone, Carrassel, che filmone incredibile tra l'altro se vuoi andare sul film di quel genere lì Action Movies bello, spacca tutto allora qui te sciocco te sciocco alla grande perché qui ho io diciamo che questo qua è l'attore più truzzo della faccia della terra per alcuni tra l'altro, da quando poi si è scoperto che è uno che è pro armi in America, cioè pro, -pro vendita armi in America. Diciamo che è stato anche un po' messo di lato. Però, mio padre per anni ha, ha sistematicamente visto e rivisto e stravisto le puntate su rete 4 di Walker Texas Ranger, oh, e sì. quindi parlo di quello quello un po' dovresti vergognarti, eh. Ma, ma io non parlo di Walker Texas Range perché a quel livello non ci sono arrivato. Parto, di, parto da livelli ancora prima, quindi cioè... ancora più. No, ti parlo di questo film che ogni volta che lo fanno è Delta Force. Lo Delta vedi? Force, gran sì. castone, guarda, gran castone. A mio nome. Marvin, Delta ragazzi, non è che. A mio nonno piaceva Delta Force. Delta Force, è stato nonno con le musiche di Alan Silvestri, che è ancora lui credo che si vergogni ancora oggi di averle scritte. Deve averla abbinata a un film. Eh, guarda, meraviglioso. E tanto di questo attore Chuck Norris, che la mia amica non ha voluto dire chi è, no, sì, eh, è, vero, è io adoro buono. la versione sua del suo, del suo Rambo, che sono questi. Missing Nation, che da noi è stato chiamato Rombo di Tuono. Oh, a me Chuck Norris mi faceva morire, al cinema mi divertiva troppo. E tra l'altro, <ride> aspettiamo dei commenti a questa cosa, io poi adoro le colonna quindi c'è tante, magari mi, mi ricordavo la colonna e poi mi, mi piaceva il film. Poi rivedendolo, dopo anni, dicevo, dicevo tra me e me, ma sta pacchianata, ma come faceva a piacermi. Effettivamente alcune erano veramente pacchiane. Però sono quei film che, come dicevi tu l'altra volta, tu stacchi completamente tutto l'aspetto proprio della cerebrale, corteccia, la corteccia, e la poggi sul bidet. E, dimmi, dimmi. Comodino. Comodino, comodino. Abbiamo commenti? No, ancora non ne vedo. La gente questa sera mi sa che non ha il coraggio. No, di non ha il coraggio. Non si vogliono mettere a nudo e allora li stimola ancora di più. Perché uno dei film, degli ultimi action movie che mi piace un sacco e mi sono comprato sia DVD che colonna sonora. E qua, ragazzi, sciocco chi mi ammira per, per il fattore... Eh, appassionato di musica per film ed esperto musicologo di colonne sonore ma vi dirò che a me questi film qua piacciono, perché non solo c'è Chuck Norris ma ci sono tutti gli action man heroes degli anni 80-90, quindi Stallone Dolph Ludgren, Jean-Claude Van Damme oh, addirittura oh. anche Mel Gibson poi c'è Chuck Norris, Wesley Snipes e Antonio Banderas e chi più ne ha più ne metta, e parlo di i mercenari dove c'è anche Miki Rourke i tutti mercenari li, hanno ordinati, è li ho, eh. tutti tutti li hanno, è una grande questo è il terzo poi c'è il secondo Ah no perché l'abbiamo fatto un filotto? 3 è il primo sono andato al contrario stavolta è il primo e ho addirittura le colonne sonore vado in ordine 3 certo. <ride> seconda <ride> The Pandables. ma ragazzi è divertentissimo è troppo divertente Quando spunta Schwarzenegger a un certo punto che fa Hasta la vista, baby. Io volevo morire. Che dentro una, dentro una smart che fa uno sfracelo con c'è anche Bruce Willis. Allora, qua c'è un mio amico d'infanzia, caro, lo mettiamo? No, ma Gabriele Bauso dice: Massimo, ero già in accappatoio, stavo per mettermi a nudo. <ride> <Gra> <ride> diciamo che forse Gabriele ha un po' frainteso la puntata ci ha preso la, la lettera grande gabriele grazie grazie del tuo commento simpaticissimo tra l'altro aspettiamo i magari hai tu un, un tuo eh, guilty pleasure allora poi cosa ti devo dire mia cara amica mia cara amica mia cara amica cosa ti dico allora qualcuno ha sempre contestato il fatto che a me sia piaciuto tantissimo getta la mamma dal treno per esempio è un capolavoro di film vero? con la mamma che era la protagonista la mamma, la mamma fratelli dei de, de Gunis bravo, esatto Ma poi getta la mamma dal treno ragazzi è di Danny De Vito è un simpaticissimo film, è un divertentissimo. film fantastico secondo ma me ma poi ti piace perché tu come me sei molto cinica e ti piacciono le cose ciniche sì un pochino ma sì sì allora vai, vediamo se riesco a continuare a scioccarti allora per chi ama che qua ragazzi siamo al punto focale focale per chi ama Indiana Jones e per chi ama Superman, come il sottoscritto, ci sono le versioni pacchiane: ah sì, di Indiana che Jones. Mi che mi piacciono ugualmente? Come? Non so se le, le nostre mamme si ricordano che sono svenute davanti al televisore grazie a Uccelli di rovo e al suo attore. Chi era l'attore di Uccelli di rovo? Ah, non mi ricordo come si chiama <ride> Richard Chamber. Ah, sì, è vero, è vero, no, allora. perché a me non piaceva uccelli di rovo, l'ho odiato. Brava, ma Richard Chambell, a un certo punto, con pr la prima comparsa in scena, in un film di quella gnoccolona della Shannon Stone, fece questo film qui: Alan Quaterman e le miniere di Re Salomone, che se lo vedi oggi ti viene da piangere e da ridere perché veramente... Ma esatto, io non ho visto un film di quelli che stai sparando. E eh, meno male, ti ho fregato, ti ho fregato. E questa qua è la versione pacchiana di, di Indiana Jones. Tra l'altro, anche Jerry Gosch, un grande autore di colonne sonore Star Trek, Gremlins, Poltergeist, Il presagio, fece una sorta di parafrasi parodica del, del tema di John Williams. Di Indiana ma anche io si film di Snob in partenza, quindi neanche Brava, mi metto tu a guardarli. Io sono, io sono un amante dei film action, uh, adventure, fantasy e eh, più pacchiani possibili. E quindi c'è la versione pacchiana anche di Superman e la cugina. La Supergirl con Faye Dunaway, tra l'altro nel film, come cattiva, c'è la versione Lex Flutter. Questa è di una bruttezza, ma sono quei film che quando li fanno io li vedo, li vedo piacevolmente. Dove casco io invece? Che non li guardo proprio. Brava, e quello è il male. Ogni tanto uno bisogna cadere nella pacchianeria per capire cosa effettivamente c'è di bello. Che poi magari, come ci insegna Marco Giusti e tanti altri adepti del Giusti. Dello stra -cult. magari c'è, che ne so, oh, per anni. Anche Tarantino ha rivalutato Viva la Foca a un festival di Venezia. E vorrei dire: cioè, non è che oggi non una coscia lunga ferita nell'onore, Ci sono tutti gli erotic movies eh, o oh, soft erotic movies italiani, quelli con eh, Edwige Fenech. Eh... Quelli li ho visti, ma quelli perché, eh. cioè, quelli sono, sono cult proprio, no? Ma, infatti, eh, eh, ma anche questi sono stra -cult. anzi, eh. oggi sono, sono considerati stra cult, <ride> Aspettiamo altri commenti dei nostri cari amici che saranno rimasti morti e basiti da queste nostre confessioni, soprattutto mie. No, perché ma Daniela non hanno ancora. Eh, almeno... Sì, perché io, io ho dovuto chiedere ad altri, ma qual è un film in cui mi devo vergognare? Perché... Allora, vediamo Daniela... se questo qua che ti faccio vedere lo conosci. Tu che sei un amante dell'horror. Terzo capitolo della saga della casa di Sam Raimi Evil Dead. Questo è l'ultimo: l'Armata delle, trene... delle Tenebre. Army of Darkness, Armata delle Tenebre. No, mi sa che non l'ho visto. Non l'hai visto. Io penso, anche, questo è, è, è bellissimo. Io, a me piace da morire. Tanto c'è questo cofanetto con dentro anche il libro dei morti. Bello, quello è bello, però quello è fighissimo. È Anzi, ve lo faccio vedere, mentre siamo in onda, ve lo faccio anche vedere il libro dei morti. Eh, non so se è qua. Eh, tra, no, questo è un film che è considerato un cult. Ma molti, se tu glielo citi, ti dicono, ma sei cretino, nel, nel, proprio nell'indole. Ah, Guardate, guarda, del necronomi, necroni, necronomicon. Clatù Narada, Victo. Nicto. Clatù Parada, Nicto. Ci sono dei commenti? Allora, vediamo. C'è Carmelo Di Mauro, dice, ciao, un film abbastanza bacchiano che mi piaceva molto e che non vedevo da anni era Doctor Detroit di Denecroid. Lo conoscete? E come no? Bravo Carmelo. Hai fatto una scoperta che, anzi, mi hai ricordato, era, sì, ma no, non era proprio così pacchiano. Poi, qua dice nuovamente Gabriele Bausa che è uscito dalla doccia: quelli sono i film di cui dovevi parlare, Giovannona coscia lunga, eh. Caspita, eh. Ma sono calde, ci dobbiamo vergognare, calde, non ci si, si può vergognare di vedere quei film. Allora, Marco, adesso io vado sui film italiani. Il mio più brutto film preferito è Grandi ah, magazzini Grandi carazione, magazzini carazione. per grandi e per piccini, grandissimo, grandissimo, grande Marco. Brutto, 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 brutto. Lino Baffi, eh, Massimo Boldi, eh, Teote Ocoli, uh, eh, Nino Manfredi, ma è un film Enrico Montesano, ma io quel film lì lo ripeto. Straordinario, non grandi, lo grandi a grandi magazzini. Cioè, Mimmi Amara che mi sciocca, Sette Spose per Sette Fratelli, ma è uno dei miei musical preferiti. È stupendo quel film. È stupendo, perché Mimmi lo consideri un film che ti imbarazza a guardare? Cioè, lo devi specificare, perché Mimmi tra l'altro dice... Poco prima dicevi, sono sempre impazzito da guardare quei film come questi, ma non so qual è YouTube. Prova a cercarlo tu, Daniela, che è questo film che cita Eh, ma non riesco a Mimmi. copiare il link, o me lo giri in chat. <coughs> che vergogna. vergogna. mi continua convito. a dire che è vergogna. Che vergogna. Va bene. Su Sette Spose per Sette Fratelli? No, Mimmi, è un capolavoro di film, eh, è uno dei film più belli. Però hai capito, vedi qua dove sta la... Eh, esatto, eh, c'è l'imbarazzo nel... diverso per ognuno. Magari perché è un musical. Perché è comunque molto romantico. Eh, A lei imbarazza mettere di, di, di guardare. A molti, no. molti imbarazza mettere il fatto che amano i musical. Allora c'è Gabriele Bauso sì. che dice: Sì, sì, è quello il film, quello lì. Lei si imbarazza per le Sette spose per le Sette Fatto. Quindi da oggi in poi lo sanno tutti i suoi amici, quindi non, non si potrà imbarazzare più. Ma Bauso dice. Perché un capolavoro Ma e va già vedi che torniamo su questo discorso per uno imbarazzante la soggettività eh, senti Bocconi eh, fammi la gentilezza visto che siamo quasi no ancora mancano dieci minuti per la, per la chiusura di questa puntata imbarazzante eh, di eh, far vedere il, il contributo video non audio ovviamente prima che ci panni no tutti i social del film che mi piace un'altra versione dei Conan il barbaro di Ruggero Deodato del 1987, o oh, 97, non mi ricordo più, 97 credo, o oh, 87, forse 87, ma non ha importanza, comunque anni 80-90. <coughs> The Barbarians con i gemelli, wrestler. Ragazzi, questo è pacchianeria pura, veramente. Ora la mia amica cerca di farlo vedere, di condividerlo. Ce l'hai. Mentre, vediamo? Sì, sì, ce l'ho. Vediamo, guarda qua, guarda che meraviglia. Questo, l'avete mai visto questo film qua che è un mix fra... Interceptor, Mad Max eh, e Conan il Barbaro con i due gemelli, The Barbarians musiche di Pino Donaggio ragazzi anche i più grandi autori di crone sonore hanno film imbarazzanti nella loro filmografia e questo film è veramente ai limiti del limite del limite ma io ogni volta che lo vedo mi diverto da morire guardate ci sono attori che poi hanno fatto anche grande il cinema di genere e questo è proprio The Barbarians, qua ci saltano pezzi di Budella, c'è di tutto e di più ai limiti del veramente del no no ma si vede già da questi pochi secondi <ride> infatti infatti vabbè torniamo a noi e... allora vediamo se ci sono altri commenti Al momento no Mia mamma ormai è rimasta traumatizzata dalla sua confessione ma queste queste puntate che facciamo noi sono catartiche giusto sono catartiche La lanciamo Daniele? messaggi facciamo venire dubbi più che altro le persone Entriamo in catarsi. Allora, Attilio Padania, altro mio carissimo amico d'infanzia, a me hanno regalato vent'anni fa Dark Exilium, il trucidatore. Ancora è in cielo in fanato. Cielo fanato. <ride> Grande Attilio, vuol dire che ti è piaciuto. Però ce l'ha lì, non l'ha buttato, eh? non no, l'ha no. neanche regalato, quindi riciclato, è ancora lì. Allora, quasi, visto che siamo quasi, ma ancora ne manca un pochino, ma siamo quasi addirittura... Eh, d'arrivo al chiuso di questa puntata un po' sui generi come, come tutti i nostri speciali mi faccio vedere un film di cui mi vergogno a dire che, che è di un mio autore regista preferito io amo da sempre fin da quando ero piccolino Steven Spielberg ho detto sempre che il film che mi porta nell'isola deserta è E.T. l'extraterrestre ma c'è uno degli ultimi film girati dal mio grande Steven Spielberg di cui io mi vergogno dire che è suo. Qual è? Cioè, proprio che lui l'ha diretto. Perché per me è una grandissima, per dirla in maniera molto carina. Vai e piano, cretinata. Okay. No, no, brava, hai detto il termine, È l'aggettivo giusto. Io volevo dire stronzata, ma è, è una sciocchezza allucinante. Perché? Lo ritengo il cinepanettone, ma stupido, veramente sciocco. Ma che film, film... E eh, Aspetta, vi metto, vi metto sui, su, su, sui carboni ardenti. Lo ritengo la più grande sciocchezza che poteva mettere in piedi eh, Spielberg. Tra l'altro l'unico film di Spielberg prodotto dalla Disney. Secondo me questa cosa della Disney gli ha un pochino brassato il cervello a Spielberg. Quando ne parlo con alcuni amici che sono anche come me fan di questo regista famosissimo che ha fatto dei capolavori, parliamo Schindler's List, l'impero del sole a Jones e chi più ne ha, e ti, e lo squalo vi discorrendo, mi imbarazzo e questo qua è il film imbarazzante, di cui tra l'altro ho il DVD perché siccome sono un collezionista di Massimo, che film è? G ma no, dai ragazzi io mi veramente questo film mi sono addormentato alla fine mi veniva il volta a stomaco quando scorreggiano, tra l'altro, nella seconda parte, io veramente ho detto: Ma che siamo nel cine panettone italiano più becero? Ma no, ragazzi, il Gigi, il grande, gigante, gentile. gentile fatelo diventare è... il, piccolo, il piccolo gigante. Di... Ma è bellissimo. Aspetta, aspetta, ci sono dei commenti. Ci sono dei commenti. Allora, Mimmi dice: Ma è bellissimo. Lei si imbarazza di queste sport per sette fratelli, ma non si imbarazza di questa. Però, no, ascolta, sai cosa c'è? È che tu ti imbarazzi mh, mandandolo a rispetto, soprattutto <ride> quando scorreggia, vedi? Hai visto? Andiamo a vedere, scorreggia a modo suo. Eh. Ma perché tu lo rapporti a Spielberg? Cioè a, eh hai, certo. Perché ti sei approcciato al film con un'aspettativa. E' eh certo, è certo. Ma il film non è così brutto. Allora, Massimiliano Carlo Tognini. Caro amico, nostro. è carino, dai. È carino, dai. Interrede... Sì, sì, vabbè, ma questo guarda. Vai, è beh, tenero un... come film. È dolce. Gabriele Pauso dice 3G, non so cosa voglia dire, credo le 3G di, 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 di GGG. Poi Mimi Amara sta ridendo, ridendo. Come una Forse nata. E <ride> tra l'altro c'era Gabriele che mi sono dimenticato, ma lo faccio vedere. E io che immaginavo vasche da bagno colme di schiuma in questa puntata. <ride> Ci organizzeremo, potremmo anche Altra... farla una puntata così. Ma sì, sulle scusi, sì, nel... nel... ah, ma ci abbiamo una nostra cara amica, un'affezionata nostra fan e continua sostenitrice. I pinguini di Madagascar. Non mi vergogno del film perché lo trovo un capolavoro. Mi vergogno di averlo visto tante volte per imparare le battute a memoria. <ride> <ride> Ma Roberta Maffio è carina e Pinguini è Sì, però lei l'ha guardato per impararsi le battute a memoria. È lì. Eh, eh, è, quello è geniale. È, geniale, è geniale. Questa cosa è geniale. Ai sì, ai. Dobbiamo organizzare, Robi che doppiamo insieme quel film mentre ci beviamo un gin tonic. segna eh, L'istigazione all'alcolismo direttamente. in onda. <ride> Perfetto, no, ma ci vogliono, ragazzi. Torniamo agli aperitivi, torniamo alle parti della nostra vita che sì. ci più ci rallegrano. Oltre ai film imbarazzanti, ma devo dire che, <ride> che ho scioccato un po' di persone. <coughs> ma guarda, in realtà ce ne sono tanti film che mi piacciono un sacco rivedere, che magari qualcun altro li ritiene imbarazzanti, ma... ma che me frega, che ci frega, effettivamente. No, ma il problema è quello che se mi piace lo dico, per cui non mi imbarazzo a sì, di sì. dirlo. Poi ho una fetta, come vedi, me la tolgo di default, vedi? Brava, ah. visto c'è. Allora ah, no. c'è una, una persona che non so, non so chi è, la metto così, eh, eh, la mia sorte. compagna. <ride> la mia compagna vuole andare a fare la Ma anche noi, tutti quanti, vogliamo andare a fare la Vogliamo tornare alla vita normale Cinta. di sempre. Ma appena si potrà, e lo diciamo e lo ribadiamo, organizzeremo un aperitivo vis-à-vis. Sì, brava Daniela, faremo delle puntate vis-à-vis -vis live, ma proprio live, col pubblico, in diretta, esatto. come si fanno le trasmissioni in, in quelle serie Brava, e avremo tutti i nostri fan con noi, belli e brutti. E', e dicevo, è lì, è il programma, appena ce lo consentiranno. Infatti, lo infatti. Quindi vaccino per tutti, che sarebbe anche eh, l'ora, eh, visto che la Lombardia è l'unico posto, l'unica regione che ancora non si capisce perché siamo del terzo mondo, eh, rispetto a molte altre, e ci, e ci strabiliamo anche. Allora c'è. Non anche cominciamo Massimiliano... con la polemica. No, 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 non faccio polemica. Massimiliano Carlo Tognini, che eh, è una persona che conosciamo benissimo, <ride> vuole fare anche lui l'aperitivo. E poi la mia cara bellissima e donna. E vengo, eh, io. No, vengo io. Eh, vai. Esatto. Allora direi che eh, vi invi invitiamo i nostri fan. <clears throat> a Sempre seguirci su Instagram, su Facebook, lasciare commenti come stanno facendo dopo, dopo miliardi di volte che l'abbiamo detto, finalmente li lasciano e non solo in privato. Seguiteci su visavi vis, visavimenteimagine.t il nostro sito ufficiale dove trovate tutto quello che abbiamo fatto oggi e fino a oggi. No, no, anche oggi, quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Quindi Pillole, Divisa V, che stanno andando benissimo. Tra l'altro, ringraziamo tutti i nostri sostenitori e seguitori, si può dire seguitori, no, che no ci dai, seguono. seguitori, no, sembra un po' <ride> lo stalker. Il seguitore <ride> sembra lo stalker, anche no, i nostri, i nostri stalker. Eh, anzi, quando, quando incominciamo ad avere gli stalker, vuol dire che stiamo andando molto bene. Perché ci stalkerizzano e eh, ci dire mancano che siamo quelli nella nostra vita, Va? vai avanti. Va bene, e allora, eh... ah, che carino, grazie Gabriele. Un bacione a voi, grazie della mezz'ora in compagnia. Ma noi, questo lo facciamo perché non guadagniamo un euro, ma lo facciamo solo per voi, per voi i nostri fan, i nostri amorevoli fan. No, un po' anche perché ci divertiamo io e te. Perché, ciao a tutti, ciao, Mimmi. Mi raccomando, esci cantando Sette sposi per Sette Fratelli e... e quindi, cari amici, vicini e lontani vi vogliamo bene alle prossime puntate delle pillole di vis-a-vis -a, a un prossimo speciale di cui non sappiamo ancora la, non abbiamo la più pallida idea no, di cosa parliamo no, promettiamo però un argomento che non si imbarazzino e non vergogni nessuno qualcosa di più serio, promesso <ride> Mimmi sta ancora ridendo secondo me non uscirà più di casa <ride> per, per almeno una settimana eh, e dando ringraziamo veramente tutti quelli che stasera hanno lasciato i commenti vi vogliamo veramente bene e buona visione dei film imbarazzanti e non imbarazzanti buona musica sempre perché la musica è la vera salvezza dell'umanità lo dico sempre, più delle immagini e, grazie Daniela ti voglio bene, ti adoro Anch'io. vedi che la cosa è reciproca come diceva Carlo Verdone nel film famoso e, buona serata a tutti buona cena. e alla prossima puntata del speciale vis-a-vis ciao, ciao. ciao, ciao.